Buonasera e benvenuti dopo la pausa estiva, riprendiamo i nostri incontri. Il nostro ospite oggi è il professor Sergio Pecorelli, di cui vi dirò quello che forse già sapete tra, tra un attimo, ma come, come tradizione prima parlo del, dei prossimi eventi, come, come sempre facciamo in questi, in questi incontri. Il, il nostro prossimo incontro è un incontro diverso dal formato solito, perché sapete il mese di ottobre è un mese speciale, il mese in cui noi inauguriamo l'anno accademico, il 18 ottobre anniversario di fondazione della scuola. Quindi avremo un evento con anche la consegna dei diplomi ai nostri allievi e sarà appunto il giorno 18. Riprenderemo la sequenza degli incontri quindi a novembre. Avremo con noi Enrico Mentana, riparleremo un'altra volta quindi di comunicazione e di televisione, un discorso già iniziato con Fabio Fazio alcuni incontri fa. Enrico eh, Mentana è il 18, 18 novembre, quindi è facile, tutte, tutte le date che vi dico sono il 18, non è più il venerdì, che era la giornata fissa. Scusate se lo ripeto, ma è importante che il messaggio passi. Ma cerchiamo di lavorare sul 18 in questo momento, almeno a cosa al momento per ora è andata così. Quindi torniamo al, al nostro uh, incontro. Uh, Sergio Pecorelli è uh, un medico, oncologo, ha studiato in Italia e negli Stati Uniti e qui sicuramente come medico. Sergio Pecorelli è anche rettore, dal primo novembre dell'anno scorso è rettore dell'Università dell di Brescia, ma non è qui come rettore. E poi, tra le altre cose, è importante dire che è Presidente del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, l'Agenzia Regolatore del Farmaco in Italia, un'agenzia importante che ha la duplice funzione di regolare che quali farmaci arrivano in commercio e come arrivano in commercio dal punto di vista del costo. Una funzione cruciale, quindi di scelta scientifica e di scelta anche politica in certi, in certi contesti. Senz'altro ci parla in questa funzione eh, oggi. Io lo, lo ringrazio per essere, per essere qui con noi. Avremo come sempre modo di chiacchierare con lui alla fine della sua eh, presentazione e chiederei a questo punto a Sergio di venire tra noi e cominciare il suo intervento. Rimango in piedi per salutarvi e poi mi siedo. <ride> eh... Beh innanzitutto eh, grazie, grazie a Fabio che, eh, che mi ha invitato in un posto così importante prestigioso, ma soprattutto eh, visto dall'esterno eh, in un luogo eh, che eh, per noi, per noi italiani, rappresenta un momento importante di difesa della cultura, un momento importante. Eh, di eh, comprensione anche di fenomeni eh, che a volte non sono sempre ben compresi nel Paese. Eh, sono poi particolarmente felice di essere qui perché eh, sono qui, come ben ha detto il direttore, eh, in, eh, in veste soprattutto di eh, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Eh, e quando. Eh, mi ha chiesto eh, di venire qui per una conversazione, eh, noi ci eravamo già sentiti su tanti argomenti perché ogni tanto ci parliamo, ci vediamo in altra veste, eh, beh eh, io ho pensato un po' e ho detto ma eh, cosa posso io dire eh, in un ambiente così, così importante eh, e allora ho pensato di eh, fare con voi una breve eh, breve perché l'argomento sarebbe enorme, eh, conversazione da un titolo, eh, se vogliamo, anche lievemente provocatorio. Eh, vale a dire, il farmaco sì, ma chi è che decide, in realtà, sul farmaco? Decide colui che per definizione è sacerdote del farmaco, sarebbe il medico, o decide invece la filosofia che sta dietro a questo? E per filosofia naturalmente possiamo intendere tante cose. Allora, io penso che forse l'incipit potrebbe proprio venire da tempi lontani. Si fa questo sbaglio tra gli uomini, che taluni cercano di essere medici dell'uno o dell'altra cosa separatamente, o della saggezza, o della salute. Beh, eh, questo è Platone e lo fa dire a Socrate nel Carmide, che è un'opera in realtà che è vero che è stata composta nel IV secolo a.C., ma soprattutto è un'opera importante perché è contemporanea ad un momento del sorgere della medicina razionale, quella di Ippocrate. Ora, vedete il farmaco. È uno strumento sicuramente indispensabile per la medicina moderna. È un mezzo che, nel tempo, ha visto indubbiamente accrescere la propria capacità di contribuire a tutelare la salute dei cittadini. Del resto, l'articolo 32 della nostra Costituzione riprende questo, dice fondamentale diritto dell'individuo e di interesse della collettività. Ma questo diritto è assicurato oggi, come ben sappiamo dal sistema sanitario nazionale e anche se questo sistema sanitario nazionale tante volte viene vituperato, tante volte viene attaccato dai media ed altro, la mala sanità, quello che vogliamo, in realtà in tutto il mondo è visto come quello tra se non forse il migliore. Uno potrebbe dire chissà cosa sono gli altri, però è indubbio dubbio. Che nel momento in cui sistemi importanti cercano di cambiare, di darsi un qualche ordinamento, chiamano proprio gli esperti del nostro sistema sanitario, perché è ancora sicuramente tra i più sostenibili. Dai medicamenti, dalle ricette eh, terapeutiche, che possiamo vedere addirittura nel 1500 a.C. dal papiro di Ebers, era una collezione. Estremamente interessante, la possiamo vedere anche qui, eh, ben, ecco, eh, in questa iconografia. Bene, da questo papiro, che era una raccolta egizia di testi di medicina e di ricette, eh, si arriva all'era dell'attuale farmacologia, che è ben diversa naturalmente da loro, eh, ma ci arriviamo attraverso una persona estremamente importante che non si può non citare quando si parla di queste cose. E questa persona è Erlich. Erlich eh, visse sostanzialmente nell'Ottocento, eh, morì nei primi anni del Novecento, nel 1908 ebbe anche il premio Nobel eh, insieme, insieme a un russo, Mechnikov. Eh, eh, era un'epoca nella quale l'Italia era molto forte. Due anni prima aveva avuto il Nobel con Golgi. Eh, lo scopritore in realtà del neurone e di tutte quelle che sono le neuroscienze, eh, quindi che aveva segnato un punto estremamente importante nella storia della medicina. Bene, questo Ehrlich eh, arrivò con un'idea. E come spesso queste idee poi sono fantastiche, perché sono state riprese recentissimamente. L'idea qual era l'idea di Ehrlich? È quella del proiettile magico: The Magic Bullet. Eh, Oggi, ancora oggi, noi utilizziamo questo, questo, questo nome e questo aggettivo. Eh, proiettile magico perché? Perché dovrebbe essere quel proiettile che è capace di andare a colpire esattamente là dove esiste il male. E lui l'aveva visto, perché cosa? Ma l'aveva visto casualmente, come spesso capita in medicina. L'aveva visto con, eh, per quanto riguarda il treponema pallidum, l'agente patogeno della sifilide, eh, aveva scoperto che un, un composto che lui stava studiando si chiamava composto 606, eh, che altro non era che un assino benzolo, eh, salbaran si chiamava, bene, questo eh, composto era capace di eliminare l'agente eh, eh, della sifilite. E allora teorizzò per la prima volta eh, che una terapia antimicrobica eh, poteva essere chiamata eh, proiettile magico perché riusciva a salvare il resto dell'organismo e colpiva esclusivamente chi si era impadronito dell'organismo. Beh, questo era il concetto che per tanto tempo, e fino a ieri, c'è stato della medicina. Una medicina che è vista come l'esterno che in qualche modo occupa l'interno del corpo umano. E quindi per riuscire a liberarlo utilizziamo un sistema che può essere per esempio quello farmacologico. Pensate che ha fatto così eh, colpo questa idea del Magic Bullet che nel 1940, all'inizio della guerra, Hollywood eh, fece un film che si chiamava, c'è ancora questo film volendo andare a vedere, non so nemmeno adesso forse era un tape, ma comunque il Dr. Alex Magic Bullet. Con, interpretato da Edward Robinson. Eh, bene, proprio eh, questo concetto eh, continua a essere oggi estremamente, eh, estremamente mh, attuale. E forse è quello che ci permette oggi di, al del, di portarci al centro della dicotomia specifica proprio di oggi, cioè del rapporto tra il medico e eh, il filosofo. Beh, è una dicotomia che, eh, che nasce ovviamente dal concetto stesso di malattia, eh, qual è quella che eh, vediamo nel nostro mondo occidentale. Sia chiaro che ciò di cui vi parlo è sostanzialmente medicina occidentale. Eh, faremo poi un accenno magari alle altre medicine, che non solo esistono, ma vedremo anche come esistono. Bene, un mondo occidentale che vede nel malessere, eh, che poi dopo noi traduciamo in malessere, eh, uno stato eh, sicuramente eh, imperfetto di turbamento, di una condizione di natura che di per sé è buona e completa ed è magari perfetta. E la causa di questo turbamento è ciò che la terapia in genere, ma il farmaco in particolare, deve naturalmente rimuovere. Ed è su questo che abbiamo fondato la medicina. Da strumento di eh, correzione di uno stato patologico, il farmaco progressivamente sta adesso acquistando eh, un, eh, un ruolo che è fondamentale in un altro concetto, che è quello della prevenzione delle malattie. Nel controllo di tutti quei disordini che costituiscono i veri fattori di rischio che possono portare naturalmente eh, a contribuire alla elevata incidenza e rischio elevato per malattie importanti, pensate soltanto non so, al cardiovascolare piuttosto che al neurodegenerativo, all'Alzheimer, non so ed altro, il cui risultato ovviamente è sotto gli occhi di tutti. Bene, in tutti i paesi. Siamo di fronte a un fenomeno estremamente importante. In 150 anni, anzi in 110 anni, siamo passati da un'età media di 45 anni a un'età di 85 anni per le donne e 80 anni per gli uomini nel nostro paese, 82 la media europea. Quindi, siamo effettivamente una popolazione longeva. Se guardiamo al cambiamento demografico del nostro paese, il 20% della popolazione italiana oggi sappiamo che è composto da persone che hanno almeno 65 anni. E di questi il 50% ne ha più di 75. Si pensa che nel 2025 ci saranno quasi 300.000 ultracentenari. E questo è un fenomeno che potremmo vedere naturalmente come un fenomeno estremamente positivo, questo è chiaro. Eh, beh è positivo se naturalmente si vive una vita decente, cioè se si vive una qualità della vita la quale ti permette di dire bene, io vivo bene senza disabilità. E allora se andiamo a vedere queste 85 anni media donne, eh, quante di queste vivono con disabilità e quante invece vivono bene? Beh, la media della vita senza disabilità nella donna è 79 anni, nell'uomo è 77, quindi il gap è modesto. Eh, ma per quanti anni vivono in media con disabilità le persone? Beh eh, nella donna circa 12 anni, nell'uomo circa 10. E anche questo è un altro punto estremamente importante. La popolazione oltre i 65 anni assorbe. Circa il 60% della spesa e dei consumi nel campo della salute. 62% dei farmaci sono dati a persone che hanno 65 anni o più. Non solo, ma c'è un altro fenomeno che è un fenomeno estremamente importante: ed è quello che chi assume farmaci dopo i 65 anni in media ne assume 5. Vi sono persone che passano la loro giornata da pensionati. Con uno scadenziario, è un cadenzario, che altro non è: alle 8 del mattino prendo questa compressa, alle 10 prendo quest'altra, alle 11 quest'altra e così via. In Italia abbiamo qualcosa come 3.000 persone che prendono 17 farmaci al giorno. Questo lo sappiamo perché c'è la possibilità oggi, grazie all'elettronica, di poter tracciare tutto. Tutto tracciamo sì, ma fino a un certo punto. Perché noi arriviamo fino alla farmacia, noi arriviamo fino al momento in cui uno prende il farmaco e lo mette in tasca, lo mette nella borsetta, lo porta a casa e dopo non sappiamo più nulla. Ma la cosa interessante è quella che il 40% dei farmaci presi per la prima volta con la prima ricetta del primo specialista o del medico di medicina generale che te la dà, bene, te la prescrive, il 40% rimane lì, cioè, in una parola, non va oltre la prima ricetta. Né il consumo è tale e la vendita è tale da pensare che uno va a comprarselo. Magari costa poco, diciamo lo compra. No, non è così. Allora, questo naturalmente pone un problema, che è un problema enorme, come potete pensare, che è anche un problema filosofico, e non è soltanto un problema in sé, solo sanitario. Da un lato, è il problema che queste persone, dando e concedendo che almeno alla metà di queste la diagnosi fosse corretta e quindi avessero davvero bisogno di quel farmaco mettiamo anche il 30% soltanto, diciamo che noi medici sbagliamo nel 70% dei casi, ce lo date il 30%, bene. Ora, ora, succede che queste persone si ammalano. E si ammalano più facilmente, perché è l'iperteso che nella regione Lombardia, che è stata studiata e i cui dati sono da poco pubblicati, ha 39% delle farmaci come antipertensivo, che non vengono presi, che non vengono assunti, bene, apriamo di questa popolazione che oggi sappiamo chi è nome e cognome e facciamo un match con gli accessi in ospedale per cause legate all'ipertensione. Vediamo che effettivamente questa popolazione, rispetto all'altra, è una popolazione che va incontro a una serie di malattie che causano, tra l'altro, disordini importanti alla persona, alle famiglie, alla socialità. E a costo della spesa sanitaria. Questo però, e non si potrebbe dirlo meglio che in un posto come questo, fa parte di quella che si chiama, in lingua anglosassone mondiale, health illiteracy, cioè in una parola, il letterati della salute, <ride> cioè il fatto che forse non siamo capaci ad avere una penetranza adeguata nei confronti della popolazione per fare capire l'importanza e il messaggio. Non sono solo i medici, chiaramente, ma probabilmente questo è un linguaggio che comincia dalla scuola dell'obbligo. Si stanno sviluppando degli approcci sanitari, quindi, che sono destinati a target specifici di pazienti. Vi sono dei pazienti che non sono stati così studiati dal punto di vista delle, eh, dei studi clinici. Eh, per cui i farmaci, è interessante, molte volte sono studiati su una popolazione, virgoletta chiaramente, sana, che si ammala, che però è in un'età che è massimo 65 anni, e guarda caso, 60% invece vengono utilizzati dopo i 65 anni. Vengono studiati poco in pediatria, ad eccezione dell'oncomatologia. Vengono studiati poco nel genere, nelle donne, perché prevalentemente sono gli uomini sui quali si sperimenta. È interessantissimo questo, che questo capita anche in laboratorio, con i topolini, maschi, non femmine. Ora, eh, tutto questo eh, porta eh, chiaramente a considerazioni che sono legate quindi all'appropriatezza, ma in più portano a un altro concetto, che è un concetto fondamentale, che è quello che le persone non ammalano di solito di una malattia. Questo capita nei giovani. Ma alle persone più anziane, quelle di cui parlavamo prima, succede che c'è quella che una volta veniva chiamata comorbilità e che oggi viene chiamata in realtà complessità. Complessità della medicina, perché ci sono le persone che hanno diabete e insieme hanno l'ipertensione. A... Non avete sentito dire quante volte ho un po' di diabete, un po' di ipertensione, un po' di questo, un po' dell'altro. Ecco, è così effettivamente il quadro in sé, il che rende estremamente difficile naturalmente trattare queste persone. E rende estremamente difficile guardare il mondo del farmaco da questo punto di vista, perché le interazioni tra i farmaci possono essere anche a volte devastanti. Allora di tutto questo si interessa proprio l'Agenzia Italiana del Farmaco. E vi assicuro che è un mestiere molto interessante anche questo, perché è uno spaccato del paese, è una parte interessante di riuscire a capire e a comprendere quali sono le dinamiche di un sistema così complesso e l'agenzia è sorta soltanto nel 2004 e ha lo scopo di regolare il mercato farmaceutico italiano, ma soprattutto nel suo atto costitutivo dice una parola, due parole fondamentali. Che è un ente autonomo e indipendente, ovviamente sotto la vigilanza dei ministeri, certo, del ministero della salute e del ministero dell'economia. Eh, oltre allo scopo principale di contribuire alla tutela della salute attraverso i farmaci, l'agenzia governa la spesa farmaceutica, garantisce l'unitarietà sul territorio nazionale del sistema farmaceutico. Guardate, che le industrie farmaceutiche italiane sono sicuramente tra le migliori del mondo, se non le migliori del mondo, dal punto di vista del manufatto. Il GMP fatto dalle nostre industrie è formidabile. Vi sono delle multinazionali che producono il 30-40% della loro produzione mondiale nelle nostre industrie, poi che mettono ovviamente l'etichetta chiaramente dalla multinazionale, ma vengono fatte qui nel nostro paese. Noi abbiamo del resto una tradizione formidabile nel campo della chimica, come ben sappiamo. Favorire poi lo sviluppo della farmaceutica, come dicevo, e assumere il ruolo di, un ruolo di prestigio in ambito nazionale e internazionale. Questo non c'è scritto nella cosa, eh, assumere il ruolo di prestigio, ma è quello che invece ce lo siamo messo noi come cose. Deve essere una cosa importante per noi perché dobbiamo andare. E questo ruolo di prestigio, in realtà, un po', non dovrei dirlo io chiaramente, ma è stato conquistato al punto tale che il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il professor Guido Rasi, è stato recentemente nominato direttore esecutivo dell'Agenzia Europea del Farmaco, che è la prima agenzia in Europa, dopo la, se, che non possiamo chiamare agenzia, la, eh, la BCE, cui è andato Mario Draghi. Quindi i primi due in Europa, va bene, sono Draghi e Rasi. E questo è motivo, chiaramente, questo vuol dire che effettivamente forse qualcosa l'abbiamo anche fatto. Bene, eh, questa agenzia, come ha già detto bene il direttore, ha soprattutto uno scopo fondamentale e che è anche uno scopo estremamente interessante, che a differenza delle altre strutture analoghe di altre agenzie, e voi tutti conoscerete l'FDA americana, la Food and Drug Administration, bene, la quale si interessa di food, cibo, si interessa di dispositivi medici e si interessa anche... Naturalmente dei medicinali. Noi solo e globalmente ci interessiamo soltanto dei medicinali. Autorizzazione alla immissione in commercio, ma soprattutto ci interessiamo di un'altra cosa. Che anche questa è fondamentale ed è la determinazione del prezzo e della rimborsabilità. Vedete: tutte le altre agenzie del mondo fanno decidere questo al Ministero dell'Economia. Ora che non me ne voglia naturalmente il Ministero dell'Economia, eh, ma non ha competenze in campo di farmaceutica. Potrebbe avere competenze in campo dell'industria, in se può darsi, ma questo è il Ministero dello Sviluppo Economico. E La cosa interessante è quella che siccome noi abbiamo in mente molto bene come si piazza un farmaco all'interno del sistema sanitario, qual è il grado di innovazione che viene deciso proprio dall'agenzia. L'innovazione è una cosa importantissima. Se voi ci pensate, ciascuno di noi spera sempre che una qualche innovazione gli possa portare un qualche beneficio. Se uno ci vede poco spera che l'innovazione nel campo che so dire io, delle lenti piuttosto che nel campo della chirurgia gli possa portare la vista di nuovo. Se uno ha un tumore spera che ci sia il magic bullet che possa in qualche modo far fuori questo tumore. Bene, allora l'innovazione non è uno scherzo, è una cosa estremamente importante. Ma qui c'è una prima diatriba importante, ed è tra noi e l'industria. Chiaramente, siccome l'innovazione per legge deve entrare in pieno possesso dei cittadini, se però considerata tale, siccome i quattrini, non devo venire qui io a dirlo, non sono infiniti, noi abbiamo pensato a un sistema. E questo sistema l'ha pensato il Ministero della Salute, molto interessante, che è quello che tutto ciò che risparmi con i farmaci generici, per legge lo rimette nell'innovazione. Quindi i soldi rimangono lì e vengono utilizzati per farmaci innovativi. Bene, voi immaginate quindi che chi produce innovazione tende naturalmente a poter usufruire di questa quota parte. Ma allora ecco che... Il concetto di definizione di innovazione diventa estremamente importante. E l'innovazione potrebbe essere semplicemente una innovazione cosiddetta mercantile. Vale a dire io non faccio nient'altro che fare un dimero di un prodotto, questo è nuovo, va bene, e questo è innovazione. No, non è così. Il significato di innovazione è il significato della conferenza di Lisbona del 2000, che ha definito per la salute. Un farmaco innovativo, qualunque farmaco sia capace di portare miglioramenti sostanziali nella cura o comunque eh, nel contenimento di un determinato tipo di forma patologica rispetto all'esistente. Ok, eh, io penso però che il futuro potrebbe vedere anche aprirsi un attimo di più gli orizzonti dell'agenzia. Non sto parlando in sé l'agenzia come tale ma nei rapporti con il resto, per esempio il cibo. Beh, eh, se voi pensate a tutti gli studi che parlano e vedono l'interazione tra farmaco e alimentazione, potete capire che questo perimetro probabilmente eh, sarà un perimetro diverso nel futuro. Vedete, ciascuno di noi vede il cibo come un qualcosa, beh, uno lo può vedere in un senso positivo, siamo in una regione nella quale il cibo è importante. Eh uno può vederlo eh, sicuramente come un momento ludico e altri lo possono vedere solo e soltanto per la sopravvivenza. Qualcuno muore perché non ha il cibo. Bene, l'alimento è un farmaco. Eh, la definizione è un po' eccessiva forse, ma se voi pensate che a seconda dell'alimentazione i processi di infiammazione avvengono o non avvengono, e se voi pensate che il processo di infiammazione in realtà è alla base di quasi tutte le malattie croniche importanti, dal da diabete alle malattie cardiovascolari ai tumori, beh è ovvio che la prescrizione di un alimento potrebbe diventare un atto, virgolette, medico, ma questo fa sicuramente parte di una filosofia più che di una dottrina in sé del medico. L'aspettativa di vita e consumo di farmaci eh, pro capite. Beh, eh, credo che questa diapositiva sia eh, autoesplicativa. 82 anni di aspettativa di vita in Italia, noi spendiamo 390 dollari pro capite per i farmaci. Guardate la Francia, è là in alto a destra. Fra. Bene, la Francia spende più di 600 dollari, 650 dollari, con un'aspettativa di vita che è quasi come la nostra, 81. Eh, guardate tanti altri paesi, aspettativa di vita decisamente inferiore. Guardate per esempio, non lo so, eh, la, il Regno Unito, eh, più o meno come noi, ma ha due anni abbondanti in meno di aspettativa di vita. Ecco, quindi non spendiamo tanto. Se è questo il concetto, naturalmente. Non spendiamo tanto, riuscendo, questo è il punto fondamentale, a garantire un accesso equalitario anche alle terapie più costose. Noi siamo il paese in Europa che permette l'accesso alle terapie più costose, spendendo in media meno. Beh, questo è un punto importante, sicuramente. E abbiamo sviluppato un sistema di rimborso che si chiama sistema di rimborso condizionato. Il professor Rasi e io abbiamo inventato, non inventato perché l'abbiamo mutuato già da tempo che c'era, ma abbiamo, siamo riusciti a introdurre un sistema che non è che piacesse molto inizialmente alle, alle, alle aziende, e che era quella. Se tu sei così sicuro di avere un prodotto che va così bene, bene, noi te lo utilizziamo, te lo paghiamo anche a prezzo intero, ma se il prodotto non funziona, non te lo paghiamo. Potrebbe essere un qualcosa tipo soddisfatti e rimborsati. <ride> eh, è brutto dirlo, parlando naturalmente di malattie, ma questo che si chiama cost sharing, quindi condividiamo i costi, ha portato a far sì che oggi ci possiamo permettere tutti i migliori farmaci che esistono in commercio, soprattutto in oncologia, con una spesa ancora sostenibile. Per quanto non lo so, perché dipende come sta andando il mondo naturalmente. Però anche questa è un'altra cosa estremamente interessante. C'è stata un'evoluzione del concetto di malattia e di terapia. Tu dimmi quando devo finire. Eh, L'introduzione del microscopio, delle, delle nuove idee della medicina prodotta dalle fondamentali scoperte dei batteri, di Pasteur, Koch, tutto quello che voi volete. Hanno portato poi alla fine a una teoria che era quella della patologia cellulare di Rudolf Virchow, un altro che è vissuto sempre in quell'epoca di cui citavamo prima, per il quale le malattie, ed è molto interessante, sono nient'altro che il risultato di alterazioni delle funzioni delle cellule e questo ha rivoluzionato veramente come noi, noi dico, beh, non c'ero ancora, sono così vecchio, però medici, vedevamo effettivamente la medicina. Quindi come un qualcosa che non funziona a livello delle cellule. Le cellule poi insieme facevano i tessuti, chiaramente, gli organi, e quindi la medicina era medicina di organo, era quello, ed era soltanto lì. E nel corso di questo secolo i medici si sono abituati pian piano a guardare la malattia come espressione, quindi, di singole e specifiche alterazioni di questi organi. Eh, questa, eh, questa concezione della malattia chiaramente ha giustificato giustifica l'applicazione di metodi di indagine con un grandissimo grado di risoluzione. Pensate a tutto quello che è successo dopo, la TAC, la risonanza, la PET, tutto quello che volete voi. È legittima e ha legittimato la tendenza alla super specializzazione. Per cui ci siamo trovati ad avere quasi non più medici di medicina interna ma ad avere lo specialista pneumologo? No, anzi, lo specialista pneumologo che anzi è specialista solo e soltanto in un singolo campo di quella della pneumologia. Ecco, questo oggi ricomincia il ribaltone inverso perché ci si rende conto che effettivamente la filosofia è una filosofia non corretta. Pensiamo, per esempio, a un argomento molto importante, la lotta contro il cancro che può raggiungere livelli di accanimento eh, su cui una riflessione filosofica, credo, eh, sia assolutamente opportuna. Eh, la prima riflessione non filosofica, ma monetaria, è quella che l'incidenza dei farmaci oncologici rispetto al totale della spesa ospedaliera l'anno scorso è stata del 23,1%. Eh, e questo ci dice già che cosa vuol dire dal punto di vista di farmaci. Abbiamo prodotti oggi che possono arrivare a costare 100.000 euro per, per terapia di paziente. In particolare mi riferisco a un farmaco che si riferisce ad una patologia eh, che in Italia è presente con 4.500 persone ogni anno. E se noi spendessimo 100.000 euro, per 4.500 persone voi mi capite che già avremmo esaurito altro che questo. Qui qualcosa bisogna fare. Bisogna capire dove possiamo andare e bisogna capire che cosa è lecito e cosa naturalmente non è lecito. Uh, penso che una delle cose più interessanti sia quella che noi diciamo che nel mondo, negli Stati Uniti ad esempio, la mortalità da cancro è diminuita. Vedete, noi lo diciamo con grande eh, orgoglio, è diminuita dell'1,60%. Signori, l'1,60% di fronte al mondo è veramente molto poco, quando poi pensiamo che tutti gli anni muoiono alcuni milioni di bambini eh, soltanto dopo il parto. E allora è chiaro che un qualche concetto e qualche rimedio dobbiamo trovarlo. Allora. È vero che, soltanto che i farmaci oncologici danno a volte miglioramenti soltanto di pochi mesi? La risposta è sì. Gran parte danno 2.7, anzi la media è 2.7 mesi di vita senza malattia in più. Con un nuovo farmaco che a volte costa anche 40, 50, 60 mila euro va bene, per il paziente che paga il sistema sanitario nazionale. E allora la, la domanda è ovvia, ma la risposta qual è? E al paziente che dice sì lo voglio perché quei due mesi in più per me significano veramente tanto, che risposta diamo? Beh, eh, globalmente però se guardiamo il 1995, il caso del cancro del colon retto, quello metastatico del colon retto, erano disponibili soltanto uno o due principi attivi e la sopravvivenza media era circa un anno. Oggi abbiamo sette principi attivi tutti approvati sia dall'FDA che dall'EMA, l'ente europeo, e la sopravvivenza è raddoppiata. Allora, globalmente, a forza di due mesi, due mesi e mezzo, quello che sia, si è arrivati effettivamente a raddoppiare. Ecco che allora non è così semplicistica la cosa. E naturalmente anche le decisioni non sono naturalmente così semplici. Allora, io credo che si riesce sempre ad affermare il primato dell'etica pubblica. E dei diritti fondamentali sul profitto che può strumentalizzare, poi, come è ovvio, in modo mercantile la scienza. E eh, trasformare persino le, le grandi conquiste fatte effettivamente dalla scienza, trasformarle magari in una fonte di nuove disuguaglianze. E questo è, un, è una domanda molto importante. Gli esempi. Non mancano sicuramente. Lo faceva notare Stefano Rodotà l'altro giorno alla presentazione del, eh, del quarto festival del diritto che apre domani a Piacenza, non dura quattro giorni. E faceva notare una cosa estremamente interessante, che negli Stati Uniti 200 farmaci salvavita stanno per esaurirsi e non ci saranno più. E di 34 antitumorali generici, ben 14 non si trovano più sul mercato americano. Ma sapete qual è la risposta? Perché costano 3, euro 3 dollari soltanto a dose. E allora non rende più. Ma allora la domanda potrebbe essere, bene, e chi lo prende in mano questo? Noi abbiamo l'Istituto Farmaceutico Militare. Potremmo farlo noi, naturalmente. L'abbiamo già fatto con alcuni farmaci, soprattutto quando si parla di malattie rare. Ma questo è un altro capitolo estremamente aperto e che riguarda naturalmente una risposta molto molto lontana, eh, molto molto vicina a tutti. Eh, C'è un altro punto, pensate alle sperimentazioni cliniche che a volte emigrano in paesi lontani, paesi che sono gravi di sì di queste patologie, ma anche spesso senza un'adeguata protezione nei confronti dei pazienti e in piena violazione delle regole e soprattutto dell'etica. Eh, se noi torniamo all'evoluzione che il concetto di malattia ha avuto nel tempo, questo va ampliato naturalmente. E vedete, a volte noi vorremmo riacquisire la fisiologicità della funzione. Facciamo un esempio subito, nel mio campo, tra l'altro, è il campo della terapia contro l'infertilità. Bene, l'infertilità, in fin dei conti, non è una malattia. L'infertilità è uno stato. Nel quale determinati organi, maschili o femminili che essi siano, non riescono per motivi vari a far sì che ci sia la riproduzione. Beh, eh, certo, ma allora in questo caso la dicotomia tra il medico e il filosofo è evidente, è evidente anche rispetto al ruolo del sistema sanitario nazionale. Paghiamo tutto? Quanto costa questo? È giusto ed è corretto che andiamo a modificare in modo importante una fisiologia? È giusto ed è corretto che diamo farmaci che permettono di avere delle superovulazioni? Potremmo andare lontano naturalmente con questo. Ma allora, naturalmente, questo ci può portare al concetto esattamente opposto. Qui si vogliono i bambini, dall'altra parte, quindi nuove vite, ma dall'altra parte c'è un concetto che è quello della fine della vita, quello della cosiddetta morte dolce, quello dell'eutanasia sono dei farmaci che vengono utilizzati proprio per questo. E qui i dibattiti tra i giuristi, i politici, i medici, i filosofi, i giornalisti, il pubblico in generale, ognuno dice la sua. Questi dibattiti sono infiniti e di solito pongono più interrogativi che non soluzioni. E noi siamo lì in mezzo. Non è semplice, vi assicuro, perché ti devi spogliare del tuo pensiero della tua filosofia, ma al tempo stesso devi venire incontro a quelli che sono naturalmente i desideri e l'etica. Spesso questi conflitti portano a quello che potremmo definire anche, perdonatemi l'ardire, per il turismo sanitario globale. E quali sono? No? Andate in un'agenzia, Cuba, Coso, quella. Bene, qui è come se avessimo un'agenzia uguale, nella quale abbiamo paesi che hanno leggi. A volte più tolleranti, ma a volte assolutamente indifferenti, in cui tutto diventa lecito. E allora anche questo è un altro grande problema. Io credo che per essere ancora più provocatori, non è possibile non menzionare uno dei casi che ha portato l'Agenzia Italiana del Farmaco sotto i riflettori. In realtà, le ha portate così tanto che mi sono scottato da questi riflettori io ero appena arrivato, 11 giugno del 2009 e sono arrivato all'agenzia italiana del farmaco 30 luglio 2009 ho dovuto decidere e portare il consiglio di amministrazione a decidere su una questione relativa all'autorizzazione all'emissione in commercio della cosiddetta pillola RU486 eh, beh, eh, qui ricordo semplicemente perché chi ha la memoria corta eh, alcuni dei titoli dei giornali eh, ma questi titoli dei giornali sono niente rispetto al bombardamento di tutti i tipi. Eh, devo dire che quando prendemmo la decisione all'uscita, eh, insomma, mi sembrava quasi di essere importante, perché c'erano ben 42 televisioni. Eh, questo voleva dire, comunque in ogni caso, che si era tabericato, si era andati al di là di quello che è il concetto dell'Agenzia Italiana del Farmaco. E che si era invece entrati assolutamente in un dibattito politico, in un dibattito di opinione pubblica. Il mifepristone, che è il principio attivo dell'RU486, è un farmaco che possiede tra le proprie indicazioni di utilizzo anche quello dell'aborto chimico. E il fatto che un medicinale possa essere utilizzato, sviluppato appositamente per indurre l'interruzione di una gravidanza, costituisce visto che parliamo di filosofia, da un punto di vista eh, filosofico, sicuramente un ossimoro, che è difficilmente conciliabile. Terapia. Eliminazione. Tuttavia, il fatto che l'aborto sia ottenuto tramite un agente rispetto ad un'azione, come può essere per esempio quella chirurgica, perdonatemi, ma non può fare alcuna differenza. E allora, se questo avviene, naturalmente entro i limiti che uno Stato si è dato con una legge, che era la legge 194 del 1978. E allora l'AIFA, in quanto agenzia indipendente, pur avendo un presidente estremamente giovane in quel momento, non di età certo, ma di nomina, verificò in fase di autorizzazione che ci fossero tutte le condizioni per garantire il rispetto della legge. Ma il dibattito che si è aperto, ovviamente, interroga la politica interrogava il sentimento del paese in merito. Insomma, era un dibattito che più di ogni altro atteneva alla filosofia. Vedete, eh, questa esperienza è un'esperienza che mi ha fatto capire una cosa fondamentale, che nella vita se assumi una carica che è una carica istituzionale, devi difendere le istituzioni, indipendentemente da quello che è il tuo pensiero, e devi difendere le istituzioni soprattutto perché se non le difendi apri delle brecce che poi diventano inarrestabili. Però l'RU 486 non smetterà di contribuire ad accendere il dibattito filosofico anche in futuro e forse in un modo ancora più rovente. Infatti ci sono degli studi importantissimi sul Mife Pristone in un altro campo, completamente lontano dal campo abortivo, che è quello... Del disordine post-traumatico da stress, post-traumatic stress disorder, tipico per esempio dei militari che ritornano dall'Iraq piuttosto che ritornano dall'Afghanistan o dove volete voi. È un'azione che arriva a livello centrale, a livello cerebrale, a livello dell'amigdala. Peraltro è una cosa che è stata conquistata da una italiana dico anche con grande fierezza che veniva dall'Università di Brescia, che è la Cristina Alberini, la quale è al Monsani di New York e porta avanti insieme al Soviet Union, eh, questo studio che dimostrò, e poi lo dimostrò anche in una alta percentuale di successo sui militari ritornati da questi posti di guerra, che lo stress post-traumatico, gli incubi notturni soprattutto, che avevano queste persone che si svegliavano urlando nel cuore della notte così come esattamente la cinema del Vietnam, Bene, con l'utilizzo dell'RU486 sparivano. E voi mi capite che naturalmente è questo, uno dice, caspita, formidabile. No, 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 formidabile niente, perché apre un dibattito, che è un dibattito filosofico incredibile, che riguarda non soltanto il post-traumatico, ma riguarda per esempio la depressione psicotica. Perché funziona benissimo la depressione psicotica. E allora, perché la depressione psicotica sì, e cancellare la memoria magari no, è lecito cancellare la memoria? È giusto che noi cancelliamo un pezzo della nostra vita così importante come può essere quello di essere andati in un terreno di guerra, ovunque esso sia? Magari, come sempre capita, come volontari? Bene, credo che anche questo susciterà, nel momento in cui arriverà sul mercato come tale, un, mi auguro un analogo dibattito e mi auguro che non sia soltanto naturalmente un dibattito sull'aborto e basta. In ogni caso il mondo del farmaco offre la possibilità di interrogarsi su questioni veramente fondamentali e il ruolo dell'agenzia in questo contesto deve essere sempre quello di garanzia, di garanzia nel rispetto delle scelte assunte dalla collettività, delle leggi o nel caso in cui non fossero ancora state esplicitate queste, di tutela soprattutto di una neutralità del dibattito. Io penso che eh, una delle cose più interessanti sicuramente è che il mercato farmaceutico ha 900 miliardi di fatturato, è tanto, che in Italia il mercato farmaceutico è di 26 miliardi, come vedete non è poco, che gran parte di questo va al sistema cardiovascolare, gastrointestinale, nervoso centrale, antineoplastici, dove comunque il cardiovascolare la fa sicuramente dal padrone. E che il 75% del mercato in realtà è eh, Rimborsato dal sistema sanitario nazionale. Siamo i primi al mondo. Beh, eh, anche questa è una cosa importante. E le malattie croniche complesse sono tante, come vedete, e vedete che all'ultimo posto ho messo la depressione. Ma la depressione rappresenta un punto fondamentale nel discorso filosofico. Che cos'è la depressione? Lo stato depressivo? Ma lo stato depressivo è una malattia? E rimborsabile. Eh, I farmaci, come li utilizziamo? Quanti? 1, 2, 3, 4, 5? Come possiamo intervenire su questo? Miglioriamo le condizioni tra marito e moglie, ad esempio, va bene in modo tale che la signora non sia depressa? Eh, vedete, sono provocatore, però effettivamente non è un discorso semplice. È un discorso che porta, naturalmente, a un'altra considerazione che è la diffusione degli stati eh, patologici che sono legati, ed è questo l'ultimo argomento che tratto, agli stili di vita. Eh, eh, L'individuo, da un lato, è di fronte ogni giorno a prospettive di stili di vita. Abbiamo proibizioni, non fumare, non bere, non mangiare troppo, non fare troppo, quello che sia. Beh, eh, sono limitazioni? Con adeguati stili di vita si vive più a lungo. È vero. Ci sono anche i geni, ma i geni servono per il 26%. Il 74% dipendono da tutt'altro. Dipendono dall'epigenetica, cioè voglio dire, dipendono dall'ambiente, dipendono da quello che succede intorno, dipendono da che cosa mangio. Se io tutti i giorni mangio soltanto delle salsicce, è chiaro, va bene, che andrò peggio che non mangiando secondo la dieta mediterranea. Ed ecco allora che si apre un capitolo che è un capitolo incredibile, nel quale ritorniamo a quello che dicevo prima sull'infiammazione e sul fatto che una dieta, per esempio, adeguata porta a una diminuzione assolutamente certificata nel campo delle malattie croniche e soprattutto dei tumori. Allora, io credo che eh, una delle cose più importanti sia quello di... Seguire l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui il concetto di salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia e di infermità. Tutti siamo d'accordo su questo, ma un conto è essere d'accordo, un conto naturalmente è poterlo seguire. Tutti i sistemi sanitari sono in continuo e progressivo contingentamento delle proprie risorse. E hanno quindi la necessità di compiere delle scelte decisionali che gli permettono di avere la certezza della massima efficacia da un lato eh, e dall'altro che l'intervento terapeutico possa portare ad una qualità di vita che sia compatibile naturalmente con quelli che sono i canoni oggi eh, che vengono eh, maggiormente eh, accettati. Ora. Se la medicina ha scelto di seguire la via tradizionale, andando a cercare nell'analisi del genoma umano quelli che sono sicuramente i fattori predittivi eh, della insorgenza successiva di uno stato patologico, pensate a tutti i test predittivi, per cercare di eliminarli, ovvero per dirla da filosofo, uno potrebbe dire eh, se. La medicina ha iniziato a curare la malattia in potenza. Bene, la filosofia può aiutare sicuramente a riscoprire il senso di un benessere che non sia concepito esclusivamente come assenza del malessere. Il dialogo tra il filosofo, la religione, la scienza naturale è un passo avanti sicuramente interessante verso il superamento della separazione tra le scienze naturali e eh, le scienze. Umane. Ma io credo, a mio parere, che la filosofia può trovare e può aiutare soprattutto l'uomo a trovare l'equilibrio tra il sé e ciò che è diverso ed altro da sé. Affinché il farmaco diventi il suo stesso agire, perché sicuramente, per dirla ancora con il vecchio Ippocrate da cui siamo partiti, è più importante sapere quale tipo di persona ha una malattia che non quale tipo di malattia abbiano persone. Grazie. Grazie mille eh, Sergio. Infiniti stimoli e infinite eh, provocazioni anche. Eh, e ti, ringraziamo, ti ringrazio personalmente ma sicuramente lo facciamo tutti. Abbiamo un po' di tempo per qualche commento o considerazione da parte dei, dei nostri ospiti, quindi darei la parola eh, a voi se volete eh, appunto, parlare con il professor Pecorelli. Forse il tempo non, non è stato possibile. Aveva accennato alla possibilità di dire qualcosa sulle altre tipologie di medicina in relazione al farmaco, cioè in relazione alla sua. Eh, voglio sapere qualcosa se è possibile. Grazie. C'è anche una diapositiva interessante. Allora, nel, credo che sia importante eh, riconoscere una cosa. Allora, tutti noi, no? tutti noi, in quest'Aula sicuramente, almeno una volta abbiamo preso un farmaco, immagino. E tutti noi eh, Magari abbiamo avuto a che fare, o noi stessi, o i nostri parenti, amici, benefattori, con malattie che magari avevano dei momenti difficili per la soluzione. Quasi sempre ci si è rivolti prima alla medicina occidentale tradizionale. Dopodiché, le cose non funzionano, e allora, come riserva, gran parte della popolazione e poi una fascia che lo fa come prima naturalmente, ma altrimenti come riserva si rivolge verso altri tipi di medicina che non è la nostra medicina occidentale eh, credo però che alla base di tutto questo ci stia proprio un fatto importante ce ne sono tantissime no, di queste ci sono dalle, dalle medicine orientali va bene alla, alle cose più semplici l'agopuntura, la chiroterapia ed altro bene Credo che eh, alla base di questa decisione di rivolgersi a questo tipo di, 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 di medicamenti, chiamiamoli così, eh, ci sia in realtà un desiderio di considerare soprattutto la persona eh, globalmente più che eh, l'organo singolo, più che quel tipo di malattia come tale, che è un po' alla base di molte di queste filosofie. E allora, se noi andiamo a vedere eh, Cosa succede qui vicino a noi in Europa? Come vedete da quella diapositiva, ci sono 100 milioni di persone che si rivolgono all'omeopatia. Ora, indipendentemente da come la voi potete pensare sull'omeopatia, io che l'ho dovuta affrontare dal punto di vista regolatorio, non ho trovato un singolo dato che mi dimostri che l'omeopatia serva. Non serva, ma che l'omeopatia a paragone di un placebo funzioni. Però, però l'omeopatia va alla grande. Addirittura in Francia viene rimborsata. Sono 33.400 i farmaci cosiddetti omeopatici che hanno richiesto all'Agenzia Italiana del Farmaco di essere presi in considerazione uno per uno. Ci vorrebbero 18 presidenti per riuscire a vederli tutti e 33.400. Però questo ci dice che è da un lato un mercato enorme e dall'altro ha un suo interesse intrinseco. E io cerco di vedere la parte positiva di questo, vale a dire il fatto che si cerchi in qualche modo di agire in toto sull'organismo più che singolarmente sul singolo organo. Eh, in Italia il 18% della popolazione che in realtà fa utilizzo dell'omeopatia, moltissimi sono i medici cosiddetti ome omeopati. Sapete che non esiste la specialità in omopatia, cioè esistono le specialità spontaneistiche. L'università degli studi di chiunque sia non rilascia nessun tipo di certificato. Negli Stati Uniti, come vedete, eh, il 40% della popolazione ha provato almeno una volta delle medicine alternative. La spesa annuale è di 35 miliardi di dollari tutti gli anni. La spesa in Italia è di 5 miliardi. Beh, 5 miliardi sono, più del, sì, sono il 10% della manovra. Eh, ed è estremamente interessante anche questo. Quindi io credo che questo sia un argomento da non sottovalutare, da guardare con enorme attenzione, ma soprattutto da comprendere. E allora da questo potremmo ricavare una lezione estremamente importante, ancora una volta. Che è quella che di un ritorno alla persona e non all'organo. E probabilmente se così facessimo eh, ci sarebbero meno che si rivolgono a pratiche magari non, non del tutto ortodosse, e potremmo ottenere anche, anche di più. Non so se ho risposto, ma comunque ho tentato di dare una risposta perlomeno su questo. Se invece vuole una risposta puramente regolatoria, eh, questa medicina non esiste. Perché non è accettata. Eh, lei capisce che noi siamo regolatori per il rimborso, capisce? Ecco, per cui eh, poter dire che eh, lei oggi, se in Italia lei dovesse far rimborsare la terapia omeopatica, noi chiudiamo immediatamente, non, tra, non curiamo più i bambini, più gli anziani, più il cardiovascolare e rimborsiamo i miliardi, perché poi da 5 diventano 10, 15, non lo so quanto. Professore, buonasera. In Italia è il paese in Europa che ha il maggior numero di laboratori che fanno analisi genetiche, ce ne sono, credo più di 400. Eh, la domanda è sempre a cavallo fra mm, medicina e filosofia, ma l'analisi genetica che è predittiva di una probabilità, come va affrontata e sotto che profilo? Cioè è utile sapere oggi che io ho una percentuale di possibilità di sviluppare nel tempo una determinata patologia e di conseguenza mi condiziona la mia esistenza oggi con una possibilità che non accada e come va letta questa opportunità che ci dà la scienza? Scusi se sì, ho sorriso ma era un argomento che avevo deciso alla fine di tagliare, cioè di non mettere dentro, perché è un argomento molto, molto, molto attuale, bellissimo se vuole possiamo stare qui due giorni a parlarne, eh, che tra l'altro mi interessa molto personalmente. Eh, vedete, questo è il tipico dibattito tra, eh, tra medicina, chiamiamola così, e filosofia. Perché? Facciamo degli esempi, molto, perché con gli esempi si capisce meglio. Allora, io sono donna e decido... Che all'età di 25 anni mi sottopongo a un test per il BRCA1, BRCA1 BRCA2, che altro non è che è un gene va bene, che si è mutato eccetera eccetera, mi porta con altissima probabilità, tra l'80 e il 90%, ad avere nello spazio della mia vita futura un tumore alla mammella. Ok? Allora, cosa faccio? Innanzitutto vado dal medico e dico: Senta dottore, io vorrei fare questo. E la risposta del dottore generalmente è no, non hai nessuno in casa che ha avuto il tumore alla mammella, questo è tipico di una trasmissione familiare, per cui va bene, non è indicata la cosa. E in più, di solito aggiunge il dottore, costa anche tra i 7 e i 900 euro. E siccome non c'è un'indicazione nel tuo caso, te li paghi tu. Dottore, io li pago. E allora il dottore dice... Ma non vedo perché tu debba fare questo, perché il dottore è così renitente alla cosa e dall'altra parte così c'è l'insistenza da parte dell'altro. Allora, da parte dell'altro fa parte della health literacy, vale a dire come io sono stato, come mi hanno insegnato questo, che tipo di messaggio ho avuto. Ma dall'altro, mettiamo che davvero trovi che sia positiva. E quindi che per caso, effettivamente, questa persona sia una persona che è tra quelle che ha alta probabilità di sviluppare o un tumore al seno o addirittura lo vai. Allora, cosa succede? Succede che la persona va eh, dal genetista. Il genetista gli fa tutto il discorso e gli dice: No, ti teniamo molto, eh, molto controllata. E invece di fare la mammografia, iniziando a 40 anni, dopo i 40 anni, incominci a fare già prima, prima fai le, le, le ecografie, poi dopo incominci la mammografia a 35, e poi ti teniamo, lo facciamo tutti gli anni: fare la risonanza magnetica, fai tutte queste varie cose. Intanto incominciate a far andare. Eh, il, eh, così, il eh, diciamo il conta euro per quanto riguarda cosa costa questo ma teniamolo lì per un attimo allora eh, la signora dice no, io ho paura ho una paura folle eh, non riesco a resistere tra una mammografia e l'altra e allora può trovare chi le dice bene, ti do la soluzione togli le mammelle negli Stati Uniti l'anno scorso sono 5700 le persone che si sono fatte togliere le mammelle perché avevano il BRCA1 positivo. Gran parte erano persone che però avevano già arrivate a 50 anni. Ma una parte di queste avevano 18, 19, 20 anni. Anzi, c'è addirittura chi dice ti faccio delle mammelle che sono migliori di quelle che aveva Marilyn Morrell nel 1961. E allora questo naturalmente porta... Ha delle conseguenze importanti. E l'ovaio? E l'ovaio puoi avere il tumore dell'ovaio, se sei BRCO1 positivo. E allora cosa fai? Rinuncio alla maternità, anzi, no, faccio una cosa ancora più interessante. Non faccio nient'altro che farmi preservare le cellule a uovo, le metto via, le mettiamo in freezer, quindi ne avrete di buoni anche a Pisa sicuramente, e al momento opportuno faccio la fecondazione naturalmente, con Mr. X, che sarà quello il mio compagno del futuro. E a quel momento farò le terapie tali per cui infileranno nel mio utero, va bene, questo prodotto che è mio in fin dei conti, però io intanto tolto le ovaie. Potrei andare avanti. Allora, questo è un esempio molto avanzato di cose molto più semplici. Colesterolo piuttosto che altro. Cioè apre un discorso incredibile che si chiama i biomarcatori. E il discorso sui biomarcatori è un discorso interessantissimo perché? Perché nel farmaco è il futuro del farmaco. Perché il farmaco del futuro non può essere il blockbuster, quello che, con cui dissipiglio questa cosa e mi va via mal di stomaco. No, prendo questo prodotto che ha un target specifico, una specie di magic bullet, che mi va a prendere esattamente quella molecola che si trova a bersaglio su quella cellula che riesce quindi a bloccare un determinato processo che ho trovato con i 400, 4000, quanti sono, non lo so, 40, 400.000 eh, eh, laboratori. Ma allora credo che sia assolutamente giunto il momento di fare, di fare una specie di regolatorio, di norma per quanto riguarda tutto questo. Allora da un lato il biomarcatore è formidabile perché mi permette, per chi di voi per caso è avvezzo un po' al linguaggio medico, di cambiare completamente il paradigma nell'ambito del label e off-label. Label vuol dire un farmaco che ha l'etichetta giusta per essere utilizzato in quel paziente per quel determinato tipo di prescrizione e indicazione. Off-label, io lo utilizzo ma non è indicato per questo. Fino a ieri l'off-label non era rimborsato, un domani... Che per avere la definizione di label e off-label avrò invece il biomarcatore, ecco che quel farmaco potrà essere utilizzato per il mal di pancia, di tomo, di questo, di palato, di fegato, di quello che sia, che abbia un qualcosa che non va, che è esattamente quello e che è comune a tutte le patologie che hanno quello. Voi mi capite che è una rivoluzione incredibile, esattamente come la rivoluzione della medicina. Dove oggi la classificazione delle, eh, del, delle, delle malattie è una classificazione ormai molecolare e non è più una classificazione dei tempi antichi. Ecco, credo quindi che tutto questo debba essere soggetto a un regolatore importante. Noi come agenzia non abbiamo questo, ce l'ha il Ministero della Salute. Però stiamo disperatamente cercando di appropriarcelo di un pezzettino perché per noi diventa indispensabile per poter naturalmente utilizzare. Però rimane quel concetto che l'ho detto prima, eh, vale a dire tipo per il tumore del seno ma per tante altre malattie. E poi l'altra domanda naturalmente è ma se io so che ho una determinata mutazione genica tale per cui entro i 60 anni muoio di infarto, sto dicendo naturalmente una cosa assurda, bene che cosa faccio? Come vivo, lo voglio sapere, è lecito saperlo, è giusto dirtelo, e credo che anche questo, magari, non so, fra qualche anno veniamo a fare una conversazione su quello. Voi ditemi quando devo. Buonasera, sì, buonasera. Eh, lei prima ha iniziato un discorso sui farmaci generici. Questo, secondo me, in Italia è un argomento dove c'è ancora un po' di analfabetismo, diciamo, medico. Perché se vado in farmacia e ho non so, la febbre, trovo su 100 persone, 90 chiedono la tachipirina, 10 il paracetamolo. Ed è una cosa che alla persona singola alla fine va a costare qualcosa. Secondo me si potrebbe, cioè, è una cosa che chiedo anche a lei, si può fare qualcosa di più da parte dei medici e da parte dei farmacisti che indirizzino anche il singolo a andare sul generico? Sì, no? Beh, lei mi sta sì. chiedendo semplicemente una cosa, se dobbiamo o no applicare la legge. La mia risposta non può essere che sì, e la legge prevede in realtà che il farmacista dica esattamente va bene, qual è il prodotto che è. E non solo, ma che dica anche se tu vuoi quel determinato brand, va bene, tu paghi la differenza che c'è tra il generico e il brand. Questo è cosa dice la legge. Dopo tutto il resto naturalmente fa parte di quella che si chiama, chiamiamola in termini molto moderno literacy ancora, va bene, quindi di una, eh, della cultura accordo, che deve pian piano avanzare. Lei sa benissimo, eh, anzi sicuramente lo sa, eh, che per esempio l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo dove eh, quando c'è una prescrizione di otto compresse di amoxicillina da un grammo il farmacista in realtà ti dà ciò che ha o da 20 o da 12 o da cosa, ma non te ne dà 8, perché non c'è naturalmente la distribuzione con le cose, eccetera, eccetera. Eh, però eh, non mi faccia dire troppo, però voglio dire che effettivamente eh, fa parte di tutta una problematica che però è regolata dalla legge. Quindi eh, credo che è diverso il campo di applicazione della legge verso invece un campo di nuove leggi, quello invece del, dell'avere la farina lì, che, il, il coso che ti manda dentro le, 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 le compresse, eh, quello invece dovremmo modificare la legge, e questa è una cosa diversa. Prego. Stiamo scatenando... No, so, seduto comodo... No, 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 no è interessante... Io ho trovato molto interessanti gli spunti che lei ha presentato e ne, ho, ne vorrei cogliere tre, non so se ce la faccio. Allora, uno è importantissimo: è quello della prevenzione. Eh, in Italia, che è un po' peggio degli altri paesi occidentali, non si fa molta prevenzione, e in particolare su alcuni aspetti importantissimi. Cioè, quella, quando lei mostrava la spesa sotto 14 anni? No? È impressionante che si spenda così poco. Per esempio in altri paesi si cura molto l'ortodonzia, in Italia no. L'ortodonzia sappiamo benissimo che è importantissima sia per l'aspetto gastrointestinale, cioè per tutte le patologie dell'apparato gastrointestinale, ma anche per la postura e quindi per tantissimi altri aspetti che poi si rivelano nel tempo. In Italia non se ne parla. Altra prevenzione importantissima lei ha accennato quella sull'alimentazione. L'alimentazione è fondamentale per prevenire tantissime patologie, non si insegna alle mamme a cucinare delle cose adatte ai loro figli, non si fa nemmeno nelle mense, in molte mense scolastiche e anche universitarie purtroppo si mangia qualcosa che è assolutamente contro quelli che sono i buoni principi dell'alimentazione corretta. Allora, altro aspetto legato a cui lei ha accennato è quello dell'educazione. Nella scuola trova poco posto l'educazione alla salute, l'educazione all'alimentazione e sicuramente con i tagli che vengono fatti oggi nell'ambito eh, dell'educazione e della scuola in generale, questi argomenti troveranno ancora meno eh, spazio. C'è ovviamente tutta un'altra parte di eh, cultura diciamo, pubblica che viene dalla televisione, dai media in generale, che però sappiamo bene che spesso è anche filtrata e orientata da... Eh, dalle lobby eh, che economiche che ci sono dietro a certi tipi di interessi. Quindi questo era uno degli argomenti che eh, volevo sottolineare. Partirei da questo, se non le piace. <ride> sì. Lei è reccate tre, preoccupazione all'evoluzione dei tempi, quindi la che faremo. <ride> Benissimo. Grazie. Ma eh, guardi, eh, lei spona la porta aperta quando dice dell'educazione, d'altro eccetera, io credo che il vero, il vero problema stia davvero in quello e naturalmente l'educazione può avvenire in due modi: uno insegnandola, certo chiaro, e l'altro eh, sul campo, perché se io eh, do soltanto l'hamburger eh, con sopra tre eh, fettine di, 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 di formaggio fuso, eh, è chiaro che è diverso che se io gli do del frutto o della verdura. Eh, allora il punto fondamentale è quello, vede, è un po' in contraddizione quello che lei dice. Da un lato ha ragione su tutte quelle cose che ha detto, e dall'altro siamo il paese che ha la sopravvivenza più lunga e la sopravvivenza senza morbidità più lunga del mondo. Eh, quindi, eh, da un certo punto di vista, togliamo la Finlandia che ha 4 renne e 10 persone, voglio dire, parliamoci cioè di paesi con un numero di, di abitanti elevato. Bene, eh, se. Eh, eh, se noi andiamo a vedere questo, quindi dovremmo dire: Caspita, da noi tutto funziona. Anzi, come fate a fare questo? Allora, il come fate deriva sicuramente anche dal fatto che comunque sia, in ogni caso, la nostra alimentazione per ora è ancora meglio rispetto all'alimentazione, per esempio, del nord Europa. Eh, questo io ero un po' scettico, purtroppo, no, purtroppo me l'hanno dimostrato. Eh, per fortuna. Allora io credo che dovremmo prendere proprio spunto da questo e in realtà in questo momento, proprio mentre stiamo parlando, eh, il nostro Ministero della Salute eh, sta considerando molto bene questa cosa. Eh, io rappresento l'Italia a Bruxelles per quanto riguarda un programma che si chiama Invecchiare in salute e attivamente, Healthy and Active Aging. L'Europa ha deciso di investire tantissimo su questo. E ha deciso di investirlo in un modo molto intelligente, secondo me, perché è stimolando l'economia. Cioè, ovviamente, abbiamo tutte queste case produttrici di questi, di questi prodotti che hanno tutto l'interesse, naturalmente, a vendere. Su questo non c'è il minimo dubbio. Per cui, se vendo la merendina, vendo la merendina e tanti saluti. Bene, se chi vende la merendina riuscisse a riciclarsi e a vendere invece la bananina, eh, sicuramente le cose andrebbero meglio. Allora si è stabilito di fare in Europa tutti i 27 paesi, una eh, cosiddetta private-public partnership, quindi una, 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 una partnership tra pubblico e privato per l'innovazione nel campo della salute. Eh, e con questo si cercherà di portare avanti un programma molto interessante che non va soltanto su questioni fondamentali, per esempio la domotica in casa. L'anziano che ha la domotica è ben diverso dall'anziano che non ce l'ha. Ma quando costruisci le case per il social housing, se tu ci metti la domotica che costa soltanto un euro in più, nel momento in cui le costruisci, chiaramente cambi completamente l'aspettativa di vita di questa persona, ma soprattutto come vive questa persona. Bene, se vai nel campo dell'alimentazione, ad esempio, questo è il tipico campo, nel quale con un semplice decreto si può proibire, nelle scuole dell'obbligo, di avere, le, dico le merendine per dire non me ne vogliono chi fa le merendine, eh, e avere invece la frutta, la verdura altro. Le faccio un esempio, la, la, eh, so, la Col Diretti piuttosto che Ade sono assolutamente disponibili a fare partnership di questo tipo e quando l'hanno capito è un, è, un, è un capitolo enorme, fantastico per il paese ed è un'opportunità, anche perché siamo l'unico paese che c'è un po' di sole davvero, sì, anche la Grecia eccetera, però voglio dire no, non la Spagna. Eh, siamo in cui cioè la vitamina D3, voglio dire, eh, basta poco di vitamina D3, va bene per noi, mentre invece chi vive a Uppsala eh, eh, è sfortunato, è peggio per lui. Non solo, ma abbiamo anche delle possibilità che sono sicuramente enormi non solo nel campo dell'alimentazione, ma in tutti i campi della prevenzione, che abbiamo detto. Ce n'è uno sul quale io sono criticissimo e per il quale io mi batterei fino a non so dove. E che soprattutto ho sperimentato in modo positivo durante il mio soggiorno negli Stati Uniti d'America, e cioè il campo dell'esercizio fisico. Se noi riuscissimo a fare esercizio fisico a tutta la nostra popolazione di ragazzi, dall'età di tre anni, quando vanno all'asilo o simili, eh, fino almeno a quando arrivano alla normale di Pisa, bene, io credo che potremmo cambiare in modo radicale eh, l'aspetto qualitativo non solo della vita ma soprattutto della salute. Eh, vi dico un'unica cosa: il Giappone tre anni fa ha preso una decisione, un'unica decisione nel campo della salute per la prevenzione, ed è quella che per legge, in Giappone, chiunque inizia dall'età del pre-scuola, quindi l'asilo chiamiamo, fino ad arrivare all'età nella quale va in pensione, anche loro hanno 65 anni, bene, in tutto questo span di vita è obbligatorio nelle scuole i primi otto anni due ore al giorno di esercizio fisico, uno all'inizio e uno alla fine, e poi dopo almeno un'ora al giorno di esercizio fisico. Tu non fai l'esame di fisica quantistica se tu non hai fatto il tuo ora al giorno, va bene, di esercizio fisico tutti i giorni, dimostrato con lo stamp. La La cosa era seria ma io non ce l'ho fatta. Certo, l'hai fatto bene <ride> tante cose interessanti che ho sentito. Ho sentito eh, due bellissime tendenze. Una a um, prendere in considerazione eh, non solo l'organo, ma l'individuo, la persona. E l'altra Invece a, a, a diventare addirittura la pallottola ipermagica, sempre più specialistica, sempre più specializzata. Mi sembra evidente che ci sia un contrasto fra queste due tendenze, che sia un contrasto insanabile se si vuole che a risolverlo sia il farmaco. Secondo me, a risolverlo deve essere il medico, però il farmaco o fa una cosa o fa l'altra, secondo me. Ma sicuramente, guardi, il farmaco è un mezzo. Il farmaco è un mezzo che può essere un mezzo indispensabile, eh, se per esempio prendiamo i tumori, eh, gran parte dei tumori, a parte la chirurgia che è fondamentale chiaramente, è ovvio che il farmaco eh, sarebbe stupido dire che il farmaco non è un punto fondamentale. Però vede, le faccio proprio l'esempio dei tumori per dimostrarle che invece, se lei prende in considerazione tutta la persona, Riesce a ottenere risultati profondamente diversi. Primo, l'alimentazione. Mia moglie e io siamo stati recentemente in un, in un centro, che è il Centro per, eh, per l'invecchiamento, eh, a Los Angeles, all'Università della Sud California. Dove c'è un centro che ha un bilancio che è il doppio della mia università e qui fa soltanto aging. Bene. Che cos'è che stanno dimostrando insieme alla Maya Clinic? Stanno dimostrando semplicemente che con una dieta adeguata, quando tu fai la chemioterapia, ottieni un risultato di sopravvivenza il doppio, semplicemente utilizzando la dieta e lo stesso tipo di farmaci che tu utilizzi. Eh, se tu guardi la qualità della vita delle persone e se tu utilizzi tutto ciò che ci può essere effettivamente per migliorare la qualità della vita, nel mentre fai una terapia cambia profondamente quelli che sono i risultati ma soprattutto cambia profondamente quello che è well being come tu stai, il tuo benessere perché diverso è vivere malamente con tutte le tossicità da chemioterapia e vivere invece decentemente facendo la stessa chemioterapia ma non avendo tutte queste tossicità quindi io credo che il messaggio vuole essere quello che effettivamente per carità non voglio essere preinteso Sicuramente il farmaco è fondamentale ed è fondamentale come mezzo per guarire da tutta una serie di problematiche. Però il farmaco sta diventando più universale dal punto di vista di bersaglio, cioè bersaglio sempre più specifico, ma che riguarda un po' tutti gli organi e tutte le cellule del corpo umano, per il quale è necessario il biomarcatore, altre cose eccetera. E dall'altra parte il fatto che il farmaco da solo non basta e che quando tu devi prendere in considerazione che tipo di farmaco dare, ma soprattutto come guarire una persona, devi considerare la persona nella sua interezza. E quando la consideri nella sua interezza, naturalmente, c'è tutta un'altra parte che è fondamentale, che è quella cerebrale. Ricordiamoci che il cervello è l'organo più plastico che esiste nel corpo umano. E quindi tutto questo, se messo insieme... Può dare un risultato che può essere straordinario, o un risultato che può essere catastrofico. Per il quale hai bisogno del RU486 per togliere la tua psychocotic depression. Un commento e poi una domanda. Il commento riguarda il, il concetto di malattia in potenza di cui ha fatto cenno alla fine della sua presentazione. O dei fattori di, di rischio. Io sono medico e mi capita molto frequentemente di sentire pazienti. Dire io soffro di ipercolesterolemia o di colesterolo, io soffro di pressione, di pressione alta. In un prossimo futuro sentiremo dire anche i nostri pazienti che loro soffrono di frequenza cardiaca elevata quando avremo dimostrato che anche questa è un fattore di rischio. In realtà soffrono dell'idea di avere questi problemi più delle volte e eh, è molto difficile. Far loro capire che eh, tutto questo è un fattore di rischio, è una probabilità di avere qualche guaio in più nel, nel futuro. Quando uno tenta di entrare su questo ordine di discorso con un paziente, cioè quello di dire tu la tua non è una malattia, ma è una situazione in cui hai qualche rischio in più, eh, o un rischio importante in più qualche volta molto forte, qualche volta lo molto meno. Uh, c'è una sorta di, di insofferenza, di fastidio da parte del paziente che non vuole sentirsi delle, delle ipotesi, delle probabilità, vuole, dice ma in fondo io la prendo o non la prendo questa medicina dottore, questa è la domanda che alla fine fa, per cui questo è, è un dilemma che si pone. Costantemente e il, il concetto che volevo dire è che queste, queste condizioni, non credo per queste sia giusto utilizzare il termine di malattia come può essere una malattia all'avere altri problemi che sono invece invalidanti o reali. Ecco. La domanda invece era riguardo eh, se, se la sua opinione sulla cosiddetta polipill, cioè la, la medici quelle medicine, quella terapia eh, o, o paraterapia o comunque l'insieme di farmaci a basso dosaggio che sono un po' l'opposto del magic bullet, cioè l'idea di poter proporre a tutta la popolazione oltre una certa età un insieme molto basso di una... una, 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 una cardioaspirina, poi un, una statina, un ipotensivo a basso dosaggio e ritenere che questi siano farmaci a basso, a basso costo e eh, se, da distribuire a tutta la popolazione. Cosa che potrebbe avere un suo senso, ecco. se esistono delle opinioni a parte dell'Agenzia del Farm dell del su questo. Certo. Ma guardi, la prima parte eh, la lascio naturalmente alle considerazioni generali sì. e però mi dicono una cosa eh, che... Eh, Evidentemente eh, lei fa parte di quel gruppo di medici che parla con i pazienti, e già questo è un punto eh, formidabile eh, perché eh, l'esperienza generale non è così. Eh, certo, eh, vede, fa un po' parte di quel concetto di malessere, d'accordo, o concetto invece di benessere. Io sto bene, ho colesterolato, ma io lo sento il colesterolo, eh, tanto è vero che dicono ho un po' di colesterolo. O il colesterolo. Eh, ecco, io credo che eh, su questo in realtà non si possa fare molto se non una importante opera di dialogo, eh, col quale poi si può arrivare naturalmente alla statina piuttosto che arrivare a quello che sia a secondo di quello di cui c'è bisogno. Molto diverso invece è l'altro concetto. Eh, il concetto della politerapia, in pratica a minidosi cosiddetta. Eh, è un concetto importante che potrebbe essere anche molto interessante dal punto di vista dello sviluppo. E io ho dimenticato di dire una cosa, forse la cosa a cui tengo più, eh, oltre all'indipendenza in AIFA ed è quella della ricerca indipendente. Eh, Vedete, ehm, il mondo della farmaceutica è un mondo estremamente complesso. È un mondo per il quale, se per caso un farmaco non va bene in un'azienda lascia 5000 persone senza lavoro il giorno dopo. Quindi è un mondo che eh, naturalmente incide da tutti i punti di vista, compreso anche quello sociale. Eh, però una delle cose più importanti per noi è quello di sapere se una cosa funziona o non funziona. È quello di riuscire a dare alla popolazione delle certezze, nei limiti chiaramente della scienza che ben sappiamo che è limitata. Magari avessimo le certezze che hanno i fisici allora il punto fondamentale è quello di riuscire in qualche modo eh, a far sì che vi siano studi che non siano sponsorizzati, che siano liberi e che possano dare risposte. È quello che si chiama la ricerca indipendente dell'AIFA. Questa ricerca indipendente è finanziata da un qualcosa che ci siamo inventati. Allora, l'abbiamo fatta finanziare dall'industria. Come? Per legge. Come? 5% di quello che loro spendono in pubblicità e con gli informatori che vanno in giro per propagandare i prodotti, il 5% di questo, siccome è tutto certificato, il 5% viene a noi. E noi lo utilizziamo per fare degli studi clinici, proprio su queste cose. Bene, la politerapia mini, <ride> mini pill chiamalo come vuoi, eh, fa parte di uno di questi concetti, un altro concetto importante è quello quale ipertensivo utilizzare, un altro concetto importante è nell'antidiabetico eh, e così via. Ecco, io credo che è, sia possibile pensare nel futuro a un sistema in cui effettivamente la chemio-prevenzione eh, possa rappresentare un qualcosa di positivo. Per ora non l'ha fatto ancora molto. Però in alcuni campi, per esempio la cardiospirina che lei citava, in tanti campi, compresi anche nel mio, quella dell'ostetricia, sicuramente ha fatto molto, quindi è possibile che effettivamente, però ancora una volta allora eh, la cultura e l'educazione nei confronti del paziente deve essere estremamente precisa, perché noi sappiamo che se per caso il paziente utilizza a treni d'onda soltanto questo, eh, può avere degli effetti di rimbalzo che sono assolutamente non positivi. E quindi, c'è cioè, chi lo prende un giorno sì, due no, uno sì ed altro, che è purtroppo la realtà di tutti i giorni. Quindi ha a che vedere naturalmente con i cosiddetti comportamenti. E i comportamenti nel campo del farmaco è quello che si chiama, in termine no medico, noi chiamiamo aderenza alla terapia. E quindi l'adherence eh, fa parte di un capitolo che l'Europa ha posto eh, già come studio all'interno del prossimo programma quadro del Horizon, quello che ci sarà, verrà fuori fra due anni. Eh, tanto è importante, il che vuol dire che effettivamente quello che dicevo prima, il 40% che non fanno la terapia antipertensiva alla prima prescrizione rappresentano naturalmente non la punta di un iceberg, ma rappresentano l'iceberg sul quale lavorare. Ci fermiamo qui eh, perché l'ora è avanzata, te lo ringraziamo un'altra volta, grazie a voi.